Siamo alla seconda partita di campionato di seconda categoria Girone B. L'Atletico Pomarico sfida fuori casa il Calvello, dove vince per 3 reti a 2. Durante i primi 10 minuti dell'inizio della gara, il Calvello pressa l'Atletico Pomarico, bloccando qualsiasi ripartenza. Il Pomarico si trova in difficoltà, ma i difensori, insieme al portiere, riescono a fermare le incursioni degli avversari. All'undicesimo minuto, il Pomarico si rende pericoloso con Ferrandina, che con un assist di Fabio Montano prova ad andare in rete. Ma il portiere del Calvello è bravo e riesce a parare. All'undicesimo è proprio Ferrandina ad andare in rete, approfittando di un errore difensivo. Al ventesimo minuto Fabio Montano, su assist di Musillo, sigla la seconda rete con un vero e proprio cecchino d'aria. Al 42esimo Angelo Montano, con una diagonale imprendibile, segna la terza rete. Finisce così il primo tempo. Con l'inizio del secondo tempo, il Calvello non si abbatte e cerca di ribaltare il risultato. Infatti, al 70esimo, il Calvello segna la sua prima rete e dopo un minuto esatto raddoppia, accorciando così le distanze. Il Pomarico si trova di nuovo in difficoltà, ma tenta di segnare il quarto gol, che sfortunatamente non arriva. Finirà poi la partita con il risultato di 3-2 per il Pomarico. Vediamo ora le interviste. Sono insieme a Nico Fiore a Calvello, dove il Pomarico batte quest'ultima per 3 reti a 2. Una bella partita del Pomarico. Grandissimo anche il portiere Nico Fiore, che salva il risultato più volte, e dimostra di essere una sicurezza per il Pomarico. Nico, le tue impressioni su come hanno giocato i tuoi compagni e anche come hanno giocato specialmente i due difensori, Vincenzo Di Motta e Salerno, che più volte ti hanno aiutato anche nel difendere, la nostra porta? Siamo andati in difficoltà i primi 10 minuti, dove il Calvello ha creato tante occasioni. Poi abbiamo preso le redini nella partita, la difesa è stata in gambo, non ha permesso agli attaccanti di farsi superare. Abbiamo poi preso la partita e siamo andati in vantaggio per 1-0 e il primo tempo l'abbiamo chiuso 3-0. Poi il secondo tempo abbiamo giocato e siamo andati un po' in affanno. Infatti sono arrivati in due gol in un minuto. In un minuto siamo andati in panne proprio, stavamo rovinando un'ottima partita, perché in questo campo difficile, una bellissima squadra, era tosta. Però Però diciamo che nonostante tutto è andata bene, siamo riusciti ad espugnare il campo del abbiamo preso Calvello. 3 punti che parecchie squadre qua li lasceranno, perché è un bel campo e una bella squadra. Ti ringrazio Nico e ci sentiamo alla prossima giornata. Grazie a voi.